di Filippo, che ha quasi 16 anni ed è autistico. Ha iniziato a dire le prime parole verso l'anno e poi ha iniziato anche a camminare nello stesso periodo e il controllo sfinterico verso i 2 anni e mezzo, per cui le tappe fondamentali della crescita ce le aveva tutte. È vero che quando parlava era un bambino che parlava abbastanza, ma descriveva molto, faceva anche un pochino fatica però a rispondere, cioè era sempre molto modulato da lui, quello che voleva e quando voleva lui. C'è stato un periodo di balbuzia in cui lui ha iniziato a parlare un po' meno perché faceva un pochino più fatica. E poi siamo entrati nella scuola materna, ecco, il primo giorno che siamo entrati lì io ho avuto veramente una doccia fredda, nel senso che l'ho portato lì come tutti gli altri, ok, lui era molto attaccato a me, però quando la tata gli spiega che c'era il suo armadietto con le sue cose personali, per lui era come se gli avesse parlato in cinese, non voleva dire niente, non aveva la consapevolezza di questa cosa. Cristina ci racconta la storia sua e di suo figlio e del momento in cui, dopo una prima risposta interlocutoria del pediatra, le è stato spiegato che Filippo soffriva di sindrome dello spettro autistico. Mi ricordo benissimo che la dottoressa, la neuropsichiatra che c'era, dopo un primo colloquio mi ha detto: adesso faremo tutte le valutazioni, i test, però rientra quasi sicuramente nello spettro autistico. Però signora, non ci sono porte aperte ma spalancate, si può fare molto. Mi sono attaccata a quelle parole lì un sacco di volte. Si è attaccata davvero a quelle parole Cristina, che con altri genitori ha dato vita ad un'associazione che attraverso progetti e attività di inclusione e una collaborazione costante con le istituzioni vuole rendere migliore la vita dei loro ragazzi. E noi riprendiamo le sue parole perché in questa puntata vogliamo parlare di autismo, in punta di piedi ovviamente, provando a far ordine sull'iter e sull'offerta di presa in carico presente a Parma. Lo facciamo perché tanti genitori si recano con dubbi e domande presso associazioni come l'ANMIC, che non a caso, anche e soprattutto su questi temi, è in stretto contatto con l'azienda USL. Per capire come avviene la presa in carico di un bambino con un eventuale disturbo della comunicazione e della socializzazione, bisogna partire da qui. Siamo in Viale Fratti e questa è la Casa della Salute del Bambino e dell'Adolescente attivata negli ultimi mesi dall'azienda USL. In questo luogo sono raccolti tutti i servizi sanitari per bambini e adolescenti del distretto di Parma. Noi tutti i giorni accogliamo la richiesta dei pediatri di libera scelta, che sono i nostri invianti e i nostri principali interlocutori per la cura e la salute del bambino. Il pediatra, quando ha un sospetto di un disturbo nell'ambito della psicologia o della psichiatria dell'infanzia e dell'adolescente, invia le famiglie presso questo servizio. Antonella Squarcia è la responsabile di una delle unità operative di Viale Fratti, psichiatria e psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e trattamento di qualsiasi disturbo psicopatologico e lo fa attraverso un'equipe formata da psichiatri, psicologi, specialisti in età evolutiva, ma anche educatori e terapisti della riabilitazione. Oltre a fare una valutazione che ci porta a una diagnosi, mettiamo in campo poi e strutturiamo un progetto che chiaramente, trattandosi di bambini, non può essere un progetto solo sanitario, ma un progetto che è declinato nel contesto di vita del bambino, contesto di vita che chiaramente ha degli interlocutori primari che sono i loro genitori, i genitori dei nostri bambini, ma anche tutte le altre istituzioni. Progetto, una parola chiave al giorno d'oggi, significa strutturare dopo la diagnosi un percorso di cura non solo sanitario ma che consideri l'intero contesto sociale e istituzionale dell'utente. E proprio su questo principio si basa anche il progetto B-Factory, di cui l'associazione Noi Uniti per l'Autismo è capofila dopo le linee guida su metodologie e strumenti stilate col comune. Un ragazzo viene valutato per le preferenze, per le abilità e per le sue attitudini. Quindi anche se non è verbale, anche se non riesce ad esprimersi, con questi metodi scientifici e comunque molto rigorosi, riesce davvero a tirar fuori le sue preferenze e quindi a stilare un progetto di vita che gli servirà
per andare in un posto più adatto a lui possibile, in un contesto di senso. Il progetto di cura è un progetto che vede interventi diretti sul bambino, quindi attività abilitative che possono essere svolte in setting individuale piuttosto in setting di piccolo gruppo, che variano a seconda dell'età e degli obiettivi del funzionamento dei ragazzi, ma parallelamente a questo, di fondamentale importanza è tutta l'attività con i contesti di vita in cui è inserito il bambino e quindi tutta l'attività con le famiglie, con la scuola, con gli altri eventuali colleghi operatori che lavorano con il bambino. Questo spazio è uno spazio che accoglie le famiglie, ma che accoglie anche le scuole, i servizi del comune, perché è un posto proprio di realizzazione di pensiero, di progetti per il benessere psichico dei nostri bambini. Non a caso ci sono più servizi, ad esempio la pediatria di comunità al piano terra, e non a caso a volte sono le stesse famiglie in prima persona a recarsi qui con i loro dubbi. Siamo partiti da Viale Fratti perché proprio alla Casa della Salute avviene anche la prima accoglienza di un bambino con una sospetta difficoltà nella relazione e nella comunicazione. La richiesta di valutazione arriva dal pediatra di libera scelta. Su queste situazioni e per questi disturbi ci sono canali privilegiati. Con i pediatri di libera scelta, già nel 2011, la neuropsichiatria infantile ha individuato quali devono essere le modalità di accoglienza di queste situazioni, dove la tempestività della cura e l'intervento fa veramente la differenza. Quindi il pediatra di libera scelta, se ha un sospetto di questo tipo, contatta direttamente il servizio. Ed è a questo punto che per un bambino con eventuali disturbi dello spettro autistico ci dobbiamo spostare in Via Spezia. Questo è il Centro per l'Autismo, un servizio specialistico della psichiatria e psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza di Viale Fratti. Dal 2011 è lo spazio dedicato, voluto dall'azienda USL, per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione nell'autismo. Si è pensato proprio di mettere lì un luogo dove le famiglie, le istituzioni, le associazioni potessero trovare uno spazio proprio di realizzazione di un progetto di cura, ma anche uno spazio proprio di condivisione. Lo definiamo come un luogo per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione, che è stato realizzato nel 2010 grazie a un protocollo d'intesa con il Comune di Parma, è luogo dove vengono integrati tutti i servizi appunto per le persone con disturbo dello spettro dell'autismo. Quando ci siamo poi trasferiti presso la Casa della Salute del bambino e dell'adolescente pochi mesi fa, chiaramente quello spazio ha una sua storia e una sua alta specializzazione, un riconoscimento anche da parte di tutti gli altri distretti come un luogo molto importante. Non siamo certo voluti andare a modificare questo assetto. Quasi la metà degli utenti della città sono compresi nella fascia d'età 0-6 anni, un quarto circa tra 7 e 14 anni. Marta Godio è la responsabile di questo centro di secondo livello, cioè mediato dalla neuropsichiatria. Attualmente al centro abbiamo in carico 175 pazienti con una fascia di età tra i 2 anni e mezzo e i 20 anni. Il nostro centro si occupa prevalentemente di bambini e ragazzi in fascia di età 0-18. Rimangono in carico al nostro servizio sino alla chiusura del percorso scolastico, quindi fino alla chiusura della scuola superiore. Le diagnosi stanno aumentando oppure no? I dati negli ultimi anni ci dicono che c'è un aumento dei numeri di bambini e ragazzi con questa diagnosi. Dobbiamo anche sottolineare come negli ultimi anni c'è stata un po' una revisione di quello che è l'inquadramento diagnostico e si è arrivati a parlare di spettro dell'autismo, proprio per andare a sottolineare la grande eterogeneità dei quadri che rientrano sotto a questa categoria diagnostica. Qui per la diagnosi sono presi in carico anche altri 150 utenti circa della provincia, che poi seguono i percorsi di cura nei vari territori. Lo spettro chiaramente
chiaramente copre tutta una serie di caratteristiche anche piuttosto diverse tra loro, nel senso che abbiamo bambini con una sintomatologia molto seria e ragazzi e bambini che hanno un funzionamento migliore, più alto, che gli consente di avere anche una qualità di vita diversa. Noi ci occupiamo di tutto lo spettro, quindi per questo servono diverse professionalità che si occupino di ogni parte a seconda delle caratteristiche del bambino. Quindi abbiamo anche una serie di professionisti che si occupano per esempio di parent training, perché i genitori hanno bisogno di sapere come comportarsi e come gestire i bambini fin dall'inizio della diagnosi fino a quando arriveranno all'età adulta, in rapporto anche ai comportamenti, problema che i bimbi hanno a casa o piuttosto a scuola. Elena Pattini è una psicoterapeuta e ci spiega che negli anni la ricerca, i dati scientifici e le maggiori competenze e sensibilità acquisite hanno permesso di affinare la capacità di risposta per un utente con DSA, anche se proprio l'ampiezza dello spettro comportamentale rende necessaria anche qui la presenza di un'equipe multidisciplinare. Ci sono psicoterapeuti, neuropsicologi, logopedisti, psicomotricisti, neuropsichiatri, in modo che possiamo occuparci di una presa in carico globale. Noi accompagniamo la famiglia e il bambino dall'inizio della diagnosi fino a quando il bambino ha 18 anni, fino al passaggio all'età adulta. È il pediatra di famiglia a contattare l'USL. In sinergia si decide per l'eventuale percorso di accoglienza, valutazione e diagnosi. La prima accoglienza della famiglia, spesso sono famiglie con bambini molto piccoli, viene fatta all'interno della casa della salute. Però già dal primo accesso della famiglia ci siamo organizzati perché ci sia presente lo psicologo clinico del centro di Via La Spezia, quindi del centro dedicato ai disturbi dello spettro. Tutto dunque è pensato ad hoc per non lasciare nulla al caso. Il primo momento è in Viale Fratti, ci ribadiscono, poi l'eventuale percorso di cura comincia al centro di Via Spezia. Se c'è la conferma diagnostica, i bambini verranno seguiti poi per il percorso di cura e riabilitazione presso il centro di Via La Spezia. Se invece emergono altre problematiche che hanno determinato effettivamente delle difficoltà di comunicazione e relazione, ma che non sono imputabili al disturbo dello spettro, all'interno della casa della salute vanno avanti i percorsi di cura. I sintomi possono essere diversi e non sempre sono facili da distinguere. Quando si notano caratteristiche anomale nell'interazione sociale del bambino, quindi un bambino che non guarda negli occhi il genitore, un bambino che non richiede, un bambino che non indica, un bambino che non risponde al nome quando viene chiamato, un bambino che fa giochi peculiari, quindi per esempio molto ripetitivi, quando ha un'eccessiva rigidità rispetto ad alcune situazioni, ad alcuni comportamenti. Ecco, queste sono le prime cose che anche un non professionista può osservare nel proprio figlio e cominciare a, insomma, non dico ad allarmarsi, ma a fare attenzione e a rivolgersi a qualche professionista. Abbiamo due emergenze che sono la diagnosi precoce, queste diagnosi che noi cerchiamo di fare il prima possibile, e al contempo ci sono invece quelle diagnosi sfumate che arrivano solo tardivamente. Queste possono arrivare anche adesso lo spettro è molto ampio, quindi possono arrivare in età che non sono quelle che noi ci aspettiamo e quindi coinvolgono direttamente tutta l'unità operativa. Sicuramente c'è più consapevolezza rispetto a questo tipo di patologia, ma si sono anche raffinate le diagnosi in questo senso. Le diagnosi avvengono sempre prima. Molti anni fa alcune caratteristiche dei bambini con disturbo dello spettro finivano genericamente nel grande bacino del ritardo mentale a volte. Invece adesso cominciamo a distinguere questo tipo di caratteristiche ed avere diagnosi, insomma, più importanti, più precise, più raffinate, e quindi ad avere anche strumenti migliori diagnostici. E visto che la ricerca è ancora in corso per tentare di definire le possibili cause dei disturbi dello spettro autistico, non è sempre facile nemmeno spiegare a genitori e familiari di prendere con le pinze ciò che trovano nel mare magnum di internet. Quello che noi diciamo ai genitori in teoria sarebbe quello di non guardare su internet, però ci rendiamo conto che è impossibile impedire a un genitore di soddisfare questo tipo di curiosità e soprattutto di preoccupazione. Quindi quello che diciamo in seconda battuta, dopo non guardate, è: se guardate, parlatene con noi. Quindi guardiamo insieme quello che c'è, diteci i vostri dubbi, le vostre paure, non occupatevene da soli, cioè noi siamo qua per accompagnarvi anche rispetto alle informazioni che voi trovate in rete, dove ben sappiamo che si trovano molte cose giuste, ma anche molte cose che non sono corrette rispetto a questa patologia. Consiglio di seguire solamente delle metodologie validate e non tutte quelle cose che adesso sono anche sul web, che ti dicono miracolose, oppure perché è un dispendio di soldi e di energia che noi non possiamo permetterci, perché noi genitori di
bambini speciali, veramente abbiamo bisogno di tutte le energie, di tutti i soldi per spendere in maniera giusta. Per cui di non affidarsi alle cose che vanno di moda o che ti promettono chissà che cosa. Come abbiamo visto nella presa in carico di un bambino con disturbo dello spettro autistico, il termine progetto è molto importante. Del resto i settori, gli ambiti di studio e di ricerca sono tanti. Anche per questo prova a dare il suo contributo all'ANMIC. A Parma e provincia circa 4.000 iscritti e 100 volontari. Nell'evoluzione della nostra società oggi dobbiamo essere attenti a tutti i tipi di problemi che hanno specialmente i giovani, i bambini, i ragazzi. E è diventato estremamente significativo quella parte che riguarda problemi che sono nell'ambito, diciamo, dello sviluppo psicosociale. Associazione ANMIC, che collabora a stretto contatto col CEBDI, la più grande biblioteca italiana dedicata alla disabilità. L'autismo è sempre stato seguito molto, sia dalle colleghe che si occupano di formazione, sono state organizzate negli anni diverse formazioni inerente a questa tematica, e sia come biblioteca. Tanto che ogni anno proponiamo proprio su questo tema una bibliografia aggiornata agli utenti che visitano il nostro centro. Dopo un primo momento in cui ho preso coscienza della cosa, mi sono detta: adesso devo aiutare mio figlio al meglio che posso, per cui per aiutarlo devo anch'io fare una formazione personale. Mi sono iscritta a un corso ABA sulle tecniche del comportamento e invito davvero tutti i genitori a formarsi, perché capiscono meglio sia il problema e che come aiutare il proprio figlio. Al CEBDI in via Stirone si può trovare davvero di tutto sulla disabilità, in particolare sui disturbi specifici dell'apprendimento. Partiamo dai film, materiale didattico per gli insegnanti, abbiamo tantissimi insegnanti che vengono per avere materiale poi da poter utilizzare in classe e da proporre poi anche alle famiglie a casa. La bibliografia viene curata in base a richieste e mercato, ogni anno si arricchisce con l'acquisto di nuove pubblicazioni. C'è materiale didattico per insegnanti e genitori, ma anche quello più tecnico per studiosi e professionisti, non solo. Ci occupiamo anche di narrativa, quindi abbiamo ciò che di narrativo potremmo dire è uscito su questo, sull'autismo, su questa tematica. Non solo, abbiamo poi nel settore generale dei libri più specifici, più tecnici, potremmo dire anche scientifici. Sono tanti anche gli studenti che si recano al CEBDI per le loro tesi. Studiano e poi fanno le tesi su questo tema e poi tante volte vengono lasciate nella nostra biblioteca a disposizione per gli altri per la consultazione. Quindi direi che copriamo un po' tutte le aree cercando, come dicevo prima, di occuparci del mercato e di vedere quello che esce e essere sempre aggiornati per offrire più materiali possibili ai nostri utenti. In questo contesto l'ANMIC è presente, ci dice, può aiutare molto ragazzi e famiglie in tanti risvolti legati alla patologia. Dalle questioni fiscali a quelle della ricerca della migliore assistenza, ha un appoggio vero e proprio da un punto di vista quasi affettivo, nel senso che è un'associazione che raccoglie tante persone con problemi e li aiuta tutti. Con le associazioni abbiamo degli incontri più o meno in due parti dell'anno importanti per la nostra programmazione, che sono solitamente la ripresa della scuola a settembre e la primavera un po' per la progettazione delle attività dell'estate. La collaborazione delle associazioni è reciprocamente importante. Chi ha un problema spesso non sa a chi rivolgersi. L'AMIC è a disposizione per seguire le persone, per aiutarle, per gestire sia gli aspetti sanitari che gli aspetti sociali di questi problemi. E quindi sicuramente chi viene lì trova una parola di aiuto e un aiuto concreto.
E siamo come sempre alla nostra rubrica, chiudiamo in bellezza, dedicata alle good news, alle buone notizie che ci sono anche a Parma e anche in materia di disabilità. E in questa occasione parliamo dell'incontro molto particolare che c'è stato negli ultimi giorni a Parma in provincia, dove è arrivata una delegazione addirittura dal Myanmar nell'ambito dell'Associazione per l'Amicizia Italia-Birmania. L'ANMIC è stata una delle referenti di questo progetto, che ha visto l'arrivo nella nostra città appunto di una serie di esponenti di un centro per la riabilitazione di persone con disabilità appunto del Myanmar. Dalla capitale Rangoon hanno visitato la sede dell'ANMIC di Parma, hanno capito come funziona il trattamento delle persone con disabilità nel nostro territorio, hanno visitato l'ospedale, hanno visitato anche l'università, insomma per loro un esempio molto prezioso e delle indicazioni importanti da portare proprio nel loro paese per curare e assistere chi ha una disabilità. Siamo arrivati al termine della nostra puntata, alla prossima settimana.